Rocce che rotolano giù per le pendici di un vulcano attivo, spingendone altre più grandi e cadendo giù come una specie di cascata nell'oceano, creando un'onda spropositata mai vista prima. Questo è ciò che potrebbe accadere se la Ilina Slump, sulla grande isola hawaiana, dovesse cadere in acqua. Il vulcano Kilauea è tutt'altro che dormiente. L'ultima eruzione è avvenuta nel 2018. Solitamente le eruzioni sono accompagnate da terremoti di diversa magnitudo e ad ogni scossa le rocce magmatiche sulle pendici del vulcano si spostano verso il basso. Queste formazioni rocciose sono chiamate Slump e l'Ilina Slump è la più nota tra tutte. Nel 1868 un crollo ha causato un'onda di marea alta a 18 metri. Ma ciò che è più preoccupante è che 110.000 anni fa una frana ha causato uno dei più potenti terremoti di sempre, che, a sua volta, ha portato a un mega tsunami alto 300 metri. Gli scienziati temono che un simile evento possa ripetersi. E se dovesse accadere, l'onda potrebbe inghiottire le Hawaii e raggiungere le coste del Nord e del Sud America. I geologi, però, rassicurano sul fatto che è improbabile che si verifichi presto un evento del genere e non è qualcosa di cui preoccuparsi. Ma quando succederà, le conseguenze saranno catastrofiche. Buona giornata! Il Yellowstone National Park negli Stati Uniti occidentali è famoso per i suoi splendidi panorami e in particolare per il coloratissimo Grand Prismatic Spring. Ma dovremmo renderci conto che Yellowstone è, prima di tutto, un'enorme caldera. In pratica è un supervulcano addormentato. La differenza tra un vulcano normale come il Kilauea e un supervulcano è che il secondo è migliaia di volte più potente. Immagina un'eruzione che rilascia tonnellate di enormi rocce e fiumi di lava incandescente, poppando fuori nuvole di cenere, rendendo impossibile i viaggi aerei per settimane. E ora moltiplica tutto questo per 1000. È così che sarebbe un'eruzione dello Yellowstone. All'inizio, una vasta area nel mezzo del parco nazionale verrebbe scossa, si sbriciolerebbe e poi causerebbe un'esplosione fortissima. Colate di lava e rocce magmatiche coprirebbero un'area di circa 100 km quadrati, grande quanto la metà di Washington DC. Ma il pericolo maggiore sarebbe la cenere vulcanica. La cenere salirebbe a formare un pennacchio per chilometri che verrebbe trasportato dal vento in ogni direzione. Dal momento che l'eruzione sarebbe tutt'altro che ordinaria, la diffusione della cenere e i danni provocati da essa sarebbero molto maggiori rispetto al solito. La cenere è spessa e pesante, ma ricoprirebbe una vasta zona, distruggendo raccolti e persino edifici. Inoltre si diffonderebbe nell'aria, bloccando i raggi solari, che porterebbe a un calo drastico delle temperature e creando un inverno artificiale. Anche i vulcani normali possono far sì che le temperature in tutto il mondo si abbassino. Un supervulcano potrebbe potenzialmente causare una nuova era glaciale. Ma fortunatamente le probabilità che il supervulcano di Yellowstone erutti nel prossimo futuro sono estremamente basse. Nella storia della Terra ci sono state solo 3 eruzioni di questo tipo e non c'è alcuna prova che si possa ripetere. Gli scienziati stimano la probabilità allo 0,00014%. Che è inferiore rispetto alle probabilità che un asteroide ci colpisca e ci elimini del tutto. A proposito di asteroidi, se i dinosauri potessero parlare, o magari se fossero ancora vivi, ci direbbero che la minaccia di un asteroide è una cosa da prendere seriamente. Gli scienziati della NASA affermano di aver rintracciato il 90% di tutti gli asteroidi che si trovano nelle vicinanze e che sono abbastanza grandi da essere una minaccia, e nessuno di loro desta preoccupazione. Ma esiste un 10% di probabilità che ce ne siano disconosciuti. Inoltre, gli asteroidi possono cambiare direzione a causa dell'attrazione di altri corpi celesti e potrebbero virare verso la Terra. Ma che fortuna! Se un asteroide abbastanza grande, diciamo più di un chilometro, colpisse la Terra, causerebbe un'esplosione tale da cancellare una dozzina di grandi città in pochi secondi. Poi l'impatto creerebbe una nuvola di polvere e detriti che bloccherebbe i raggi solari, proprio come la cenere vulcanica, causando un inverno secolare. Ma anche se dovesse cadere nell'oceano, cosa più probabile, si verrebbe a creare un'onda alta diversi chilometri, spazzando via le città costiere dalla faccia della Terra. Ma in questo caso non ci sarebbe un'era glaciale.
Anche se gli scienziati sono abbastanza sicuri che non esista una minaccia del genere nel nostro imminente futuro, non possono escluderlo del tutto. E l'umanità avrebbe bisogno di ben 5 anni per prepararsi per un evento simile. Se un grande asteroide che si trova nelle vicinanze della Terra dovesse cambiare percorso e deviare verso il nostro pianeta, non avremmo scampo. Che ne dici di un bel film sulla fine del mondo? Una calamità più reale e tangibile si trova sotto i nostri piedi ed è la faglia di Sant'Andrea, in California. Sono anni ormai che la faglia è instabile e gli scienziati stimano che un terremoto lungo questa faglia è destinato a verificarsi entro i prossimi 30 anni. E quando accadrà, non sarà una bella scena. Si pensa che sarà di magnitudo 8.0, che sarà paragonabile ad alcuni dei più devastanti terremoti della storia. E sarà ancora più catastrofico perché in California ci sono alcune delle più popolate città degli Stati Uniti occidentali, tra cui Los Angeles e San Francisco. Ci sono molti grattacieli, particolarmente vulnerabili alle scosse sotterranee. Il terremoto potrebbe causare moltissimi danni sia nelle città che nelle campagne. Nella peggiore delle ipotesi, il terreno potrebbe disintegrarsi, distruggendo edifici, aziende agricole e mutando l'intero paesaggio. Eppure, gli scienziati ritengono che nei prossimi 30 anni la probabilità che si verifichi un tale terremoto è del 7%. Quindi è molto probabile, 93%, che noi, nel corso della nostra vita, non lo vedremo mai. Eppure, c'è il rischio di un altro terremoto pericoloso non così lontano dall'ultimo, il Megatrust, in Cile. Questa nazione si trova proprio sopra la zona di subduzione, un'area in cui due placche tettoniche si incontrano e vanno una sotto l'altra. Il punto in cui si incontrano è sottoposto ad un accumulo di stress a causa del continuo movimento e una volta che si accumula troppa pressione, si verifica un grande terremoto. Nel Cile si sono verificati molti terremoti negli ultimi anni e gli scienziati sono preoccupati perché credono che possa essere segno che si stia per verificare uno molto più devastante. Inoltre, credono che un grande terremoto si verificherà prima della fine del secolo e che potrebbe essere devastante per le zone costiere. Persino terremoti più lievi hanno causato degli tsunami e uno enorme potrebbe innalzare un'onda catastrofica. Il lato positivo è che il Cile sa che si deve preparare in anticipo per un tale evento e i geologi sono abbastanza sicuri che le persone saranno in grado di evacuare prima del disastro. Nel settembre del 1859 l'astronomo Richard Carrington stava guardando al sole e improvvisamente vide un bagliore sulla superficie. Se lo scrisse nei suoi appunti, ma si rese conto di quanto fosse significativo un paio di giorni più tardi. L'energia di quel bagliore ha raggiunto la Terra e la colpì direttamente, facendo apparire le luci del nord sopra Cuba e bruciando tutte le linee del telegrafo in tutto il mondo. Questo fenomeno è stato soprannominato l'evento Carrington ed era una tempesta solare. Tali tempeste colpiscono la Terra abbastanza spesso, ma nessuna è mai stata potente come l'evento Carrington. Ma nel 2012 gli astronomi registrarono un bagliore molto potente che ha quasi colpito il nostro pianeta. Se fosse accaduto soltanto una settimana prima, saremmo stati nei guai. Oggi l'umanità sfrutta l'energia elettrica per ogni aspetto della vita e una tempesta solare potente potrebbe creare danni nel campo elettromagnetico della Terra. Tutti gli apparecchi elettrici si spegnerebbero o andrebbero in cortocircuito e gli enormi trasformatori che alimentano praticamente tutto andrebbero distrutti per sempre. Ci vorrebbero anni per ripararli e un blackout del genere ci costerebbe miliardi di dollari. La cosa peggiore è che la scienza non è in grado di prevedere una tempesta solare. E anche se potessimo prevederla, saremmo comunque impotenti. Il bagliore avviene in pochi secondi e ci vogliono circa 8 minuti per far sì che le particelle raggiungano l'atmosfera terrestre e provochino i danni. L'interruzione di corrente arriverebbe più tardi, dopo un giorno o due, dopo che l'enorme nuvola di plasma raggiunge il nostro pianeta. Al momento non esiste nessuna protezione contro un bagliore solare. E le probabilità che se ne verifichi uno abbastanza potente da danneggiare l'energia elettrica nei prossimi anni è abbastanza alta, circa il 12%. L'unica cosa positiva è che noi oggi conosciamo il fenomeno e possiamo prepararci in anticipo. Ehi, e non dimenticare di mettere in valigia la biancheria intima e i calzini, non sono mai abbastanza. Il maremoto dell'Oceano Indiano, Indonesia. Un devastante terremoto si scatena sul fondale oceanico. Le scosse provocano una serie di onde di tsunami, la più grande alta quanto l'Arco di Trionfo di Parigi. Mega tsunami del Monte Hunzen.
Un vulcano dormiente si risveglia con un'eruzione che sbriciola un duomo lavico antico di 4.000 anni. L'enorme frana spazza via la città di Shimabara e si scaglia in mare, scatenando una mega onda di tsunami. Disastro del Vajont. Più di 250 milioni di metri cubi di roccia si staccano dalla montagna e piombano nel lago. Un muro d'acqua si innalza oscurando il cielo e poi, con un rombo assordante, scavalca la diga del Vajont e travolge i paesini a valle. Eruzione del monte St. Helens, Stati Uniti. L'intera cima della montagna, alta 450 metri, esplode con l'eruzione. L'enorme frana si dirige verso il sottostante lago Spirit, sconvolgendo le acque e creando onde in serie, alte quasi quanto la Torre Eiffel. Tsunami della Baia di Lituya, Alaska. Una slavina provocata da un terremoto scatena un mega tsunami. L'onda travolge l'entroterra, spazzando via la vegetazione ed erodendo il suolo fino al letto roccioso. Molokai, Hawaii. L'eruzione del Molokai si porta via un terzo dell'intera montagna, che collassa nell'Oceano Pacifico. Ne nasce un'onda di tsunami alta quanto il secondo grattacielo più alto del mondo, la Shanghai Tower. L'onda arriva fino alle coste del Messico e della California. L'impatto dell'asteroide nello Yucatan. L'asteroide, sì, è quello che spazzò via i dinosauri. Colpisce l'odierna penisola dello Yucatan. Lo tsunami che si scatena è il più grande nella storia del pianeta. Le prime ondate superarono in altezza l'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. Uragano Mitch. Mitch si formò nell'ovest del Mar dei Caraibi. Acquistò forza fino a diventare l'ottavo uragano atlantico più forte di sempre. In Honduras caddero 10 cm di pioggia ogni sera per due giorni e questo causò anche gravi frane e inondazioni. Uragano Allen. L'uragano fu così potente da essere classificato categoria 5, la più alta possibile. Un evento rarissimo. Provocò oltre 2 miliardi di dollari di danni. Il grande uragano dei Caraibi. Dopo aver devastato Barbados, la tempesta avanzò fino a radere al suolo le foreste sulle isole di Martinica e Santa Lucia e andò avanti ancora. La catastrofe durò in tutto per ben 6 giorni. Uragano Dorian. Il più potente ciclone tropicale che abbia mai colpito le Bahamas. L'uragano spazzò via la maggior parte delle strutture delle isole, trascinandole in mare. Uragano Wilma. La tempesta si forma nel Mar dei Caraibi, nei pressi della Giamaica, per poi dirigersi verso ovest. Due giorni dopo, si è già trasformata nell'uragano più potente mai registrato nell'Oceano Atlantico. Uragano Patricia. Quella che a prima vista sembrava una normale tempesta si trasforma in un uragano categoria 5 nel giro di sole 24 ore. Al suo momento di massima intensità supera in velocità una Ferrari lanciata a tutta birra. Patricia resta il ciclone tropicale più intenso mai registrato al mondo. Terremoto della Kamchatka. Il sisma si scatena di mattina presto, circa 150 km al largo della Kamchatka. Le scosse producono uno tsunami, le cui prime due onde si alzano a livelli catastrofici, quasi 20 metri. La terza ondata, invece, è molto più debole. Terremoto di Valparaíso, Cile. Sono circa le 5 del mattino, quando una grande linea di faglia si spezza. Lo tsunami, innescato dal terremoto, spazza via più di 1000 km lungo la costa cilena. Terremoto e maremoto del Tohoku, Giappone. Le prime scosse vengono registrate a grande profondità sotto il mare. Il terremoto è così forte da spostare leggermente l'intera isola principale del Giappone e l'intero asse terrestre di circa 25 centimetri. Il disastro scatena poi uno tsunami con onde alte fino a 40 metri che invadono l'entroterra fino a circa 10 chilometri. Terremoto dell'Oceano Indiano, Sumatra. Un enorme slittamento tettonico provoca un sisma nell'oceano. Tutto comincia verso le 8 del mattino, non lontano dalla costa nord di Sumatra, in Indonesia. L'intensità del sisma è tale da far vibrare tutto il pianeta di circa un centimetro ed essere avvertito fino in Alaska. Terremoto del Venerdì Santo, Alaska. Il sisma più forte mai registrato nel Nord America dura per 4 minuti e 38 secondi. Una faglia lunga quasi 1200 km provoca scosse catastrofiche e onde di tsunami alte più di 8 metri. Nel raggio di 320 km alcune zone si sollevano di quasi 10 metri, mentre altre sprofondano per circa 2 metri. Terremoto di Valdivia, Cile. Il grande terremoto cileno avviene nel pomeriggio e dura un'eternità, quasi 10 minuti. Il disastro colpisce un'area grande quanto l'intera California.
Le onde di tsunami arrivano fino alle coste delle Hawaii, del Giappone, delle Filippine e persino di Australia e Nuova Zelanda. Un tornado normalmente dura al massimo 10 minuti, ma ci sono state eccezioni. Tornado di El Reno. Considerando le sue dimensioni, è il più grande tornado mai visto al mondo. Al suo apice, la tromba d'aria era larga più di 4 chilometri. Tornado di Perryville, Stati Uniti. Il tornado si verifica verso le 2 di notte e subito spazza via alberi secolari e persino costruzioni in pietra. Poi diventa ancora più forte. Spiana edifici a due piani, lancia in aria le auto come se fossero giocattoli. Tornado di Bridge Creek Moor. Quando il tornado raggiunge la città di Bridge Creek, ha raggiunto un'ampiezza colossale di quasi 2,5 km. La velocità del turbine al suo apice sfiora i 480 km orari. Il disastroso evento provoca danni per $1 miliardo. Tornado di Manitoba, Canada. Questo eccezionale tornado infuria per quasi 3 ore. Fa a pezzi innumerevoli alberi e pali della luce, danneggia gravemente strade e fattorie, ma miracolosamente arriva solo a sfiorare i centri abitati. Tornado dei tre stati, Stati Uniti. La singola tromba d'aria più interminabile di sempre infuria per ben 355 chilometri attraverso i tre stati americani del Missouri, dell'Illinois e dell'Indiana. Normalmente il percorso di un tornado non supera gli 8 chilometri. Tornado di Tupelo, Gainesville, Stati Uniti. Una serie eccezionale di 12 trombe d'aria si unisce e spazza via tutto ciò che incontra. Come se non bastasse, questa armata di vortici d'aria provoca anche gravi e improvvise inondazioni. La frana del Vajont, Italia. Sono le 22, quando una frana del volume pari a 100 delle grandi piramidi di Giza si stacca dal fianco del Monte Toc. La frana impatta nel lago artificiale della diga del Vajont, provocando un'onda di tsunami alta il doppio della diga stessa. Frana dello Yunnan, Cina. Una valanga di roccia, ghiaia e fango, grande abbastanza da riempire l'intero porto di Sydney, forma una diga naturale sul fiume Jinsha. Fiume Hida, Giappone. In seguito a violente piogge torrenziali, una massa di detriti equivalente a 300.000 piscine olimpiche scivola verso valle, fermata soltanto da un'altra frana precedente. Lungo il percorso, la frana colpisce e porta via dalla strada 2 autobus pieni di persone. Grande frana del Perù. La frana scivola giù e blocca il corso del Rio Mantaro, un grande fiume che scorre al centro del Perù. L'intero evento dura solamente 3 minuti, il che significa che la frana si è mossa alla velocità di 140 km orari. La scia di detriti è lunga più di 8 km. Diga dell'Usoi, Tagikistan. Innescata da un terremoto di magnitudo 7.4, una frana colossale precipita nel fiume Murghab, bloccandone il corso. Si forma così la diga naturale dell'Usoi, una delle più alte al mondo. Frana del Monte St. Helens, Stati Uniti. Sono le 8.30 del mattino quando l'eruzione fa saltare l'intero versante nord della cima del St. Helens. Si scatena così la più grande frana mai registrata al mondo. La slavina di detriti incandescenti provoca danni catastrofici in tutta l'area. Frana di North Bonneville, Stati Uniti. Verso la metà del XV secolo, un terremoto fa franare un'intera cima montuosa, nell'odierno stato di Washington. La frana ricopre un'area di 13 km quadrati e blocca il corso del fiume Columbia, con una diga naturale alta 60 metri e lunga 5,5 km. Se la Terra fosse sconvolta da cataclismi ogni 5 minuti, le condizioni di vita sul pianeta tornerebbero rapidamente simili a quelle di 4,5 miliardi di anni fa. Quando mari e oceani erano bollenti, fulmini cadevano dovunque, le placche continentali si stavano ancora formando e tutti i vulcani erano attivi. E non c'era nemmeno internet. La Terra era ancora un enorme ribollente calderone privo di vita. Se quel calderone tornasse a bollire, potrebbe spazzar via quasi tutte le attuali forme di vita sul pianeta. Ma supponiamo, così per gioco, che ci siano cataclismi continui. Ecco la scena. Buongiorno. Ti risvegli in un piccolo bunker sotterraneo. Il sensore antisismico ti informa che una scossa di grado 7 arriverà tra pochi minuti. Ti carichi il tuo zaino impermeabile sulle spalle e sali di sopra. Il tuo bunker è a prova di terremoto, lì dentro sei al sicuro, ma sei rimasto a corto di provviste. Inoltre, il giorno prima hai intercettato un segnale radio che invitava tutti i superstiti a mettersi in viaggio verso sud. Hai le coordinate, non è lontano da dove ti trovi, ma devi fare in fretta prima che il paesaggio attorno a te cambi di nuovo. Apri il portellone e ti ritrovi nel bel mezzo di un vero deserto,
Il sole è quasi invisibile, pallido in un cielo grigio. La terra trema, ma tu non hai paura. Non esistono più case o edifici o altre strutture che possano caderti addosso. La scossa nemmeno ti fa perdere l'equilibrio, ormai sei abituato. È quasi come saltare su un trampolino. L'unico vero pericolo sono le profonde voragini nel terreno, ma sai come superarle facilmente saltando. Dopo così tanto esercizio mattutino, decidi che è arrivata l'ora di fare colazione. Tiri fuori una lattina dal tuo zaino. Mancano pochi minuti al prossimo disastro, quindi ti sbrighi a mangiare. Intanto ti torna alla mente il racconto del tuo bisnonno su come tutto questo ebbe inizio. In quei tempi il pianeta era suddiviso in territori chiamati nazioni. Era popolato da miliardi di persone finché successe qualcosa di terribile. Le placche tettoniche iniziarono a muoversi, la temperatura e la pressione atmosferica cambiarono drasticamente. In un solo giorno intere città vennero rase al suolo dai terremoti. Tsunami e inondazioni si accanirono sulle rovine. La cenere vulcanica bloccò quasi del tutto la luce solare. Gli incendi distrussero gran parte della vegetazione e le eruzioni avvelenarono l'aria. Solo pochi superstiti riuscirono ad adattarsi al nuovo mondo e tu, per fortuna, sei uno di loro. Terminata la tua colazione, un'altra scossa ti distrae per un attimo, ma ti rimetti subito in marcia. Il tuo mondo è popolato da viaggiatori solitari, spostarsi da soli è più sicuro. Altri hanno formato delle piccole comuni, ma nessuno si ferma mai troppo a lungo nello stesso posto. Tutta la tua vita è un movimento continuo, ma non ne hai paura. Sai che la regola fondamentale durante un disastro è mantenere la calma e tutti i superstiti hanno una tempra d'acciaio e un'ottima forma fisica. Corri verso sud per qualche chilometro finché avverti un odore. Ti metti subito la maschera antigas. A quanto pare il sisma ha scatenato un'eruzione limnica, ovvero dal sottosuolo è fuoriuscita anidride carbonica. Con la maschera antigas sei al sicuro, ma non puoi correre tanto veloce mentre la indossi. In lontananza puoi ammirare una foresta. Ormai è raro vedere una macchia di alberi sopravvissuta agli incendi. Ti togli la maschera antigas e ti ripari dal sole cocente sotto le fronde. Una vera e propria oasi. Vedi che crescono fiori e frutti di bosco di ogni genere. Ma qualcosa ti preoccupa. Se la terra è così fertile, significa che sei vicino a qualche vulcano. Il suolo vulcanico, ricco di minerali e vitamine, fa prosperare la vegetazione. Ora la vedi a una certa distanza, una montagna solitaria. Ecco il vulcano. Basta una piccola spinta nel sottosuolo ed ecco che il vulcano erutta. Fai scorta di bacche e fuggi via da quel posto a gambe levate. La lava fuoriuscita dal vulcano appicca subito un incendio nel bosco. Dal tuo zaino tiri fuori un monopattino elettrico e fili via più lontano possibile dalla montagna infuocata. Il cielo si copre di cenere, ma sai che non durerà a lungo. Si è alzato un forte vento che aumenta rapidamente di intensità. Capisci che c'è un uragano diretto proprio verso di te. Allora prendi una piccola pala e scavi una fossa nel terreno. Il suolo è arido, ma ti bastano un paio di minuti per scavarti una piccola trincea in cui rifugiarti. Ultimato il lavoro, ti sistemi nella fossa e ti proteggi con una piccola tenda. Ben presto l'uragano spazza via le ceneri vulcaniche e l'aria torna limpida. Ma l'incendio peggiora, alimentato dai forti venti, e divora l'intera foresta. Esci dal tuo rifugio e indossi di nuovo la maschera antigas. C'è fumo dovunque e fa un caldo insopportabile. Però ti rendi conto che un uragano non nasce dal nulla, si forma in seguito allo scontro tra correnti d'aria calda e la superficie del mare. Questo significa che sei vicino ad uno specchio d'acqua. Meno male, perché vuoi darti una bella rinfrescata. Ma dietro di te ora si scatena un boato. Ti volti. Un enorme muro d'acqua avanza verso l'incendio. Niente panico, prendi il giubbotto di salvataggio dal tuo zaino, ti togli la maschera antigas e la rimpiazzi con una da sub, poi infili anche le pinne. L'onda ti trascina via, ma non annegherai. Dopo anni di duro allenamento, sai bene come nuotare. Ti aggrappi ad un tronco e aspetti che l'onda di piena si allontani, sostituita da qualche altro disastro. Per 5 minuti galleggi sovrastato da un cielo nero, tempestato di fulmini. Nonostante tutto hai la forza di spingerti verso sud. Comincia a far freddo, ma presto vedi la riva. Ma quando ci arrivi non tocchi terra, solo ghiaccio. Un forte vento ha portato un ciclone freddo che ha causato un rapido abbassamento della temperatura. Sembra l'Antartide, tormente di neve dappertutto. Stai gelando, ma sai cosa ti serve? Tiri fuori dallo zaino la tua coperta termica e continui la tua marcia verso sud. Ti imbottisci i vestiti di cartacce, carta da imballaggio e cotone per tenerti al caldo. Strada facendo riempi qualche bottiglia di neve, che più tardi si scioglierà.
Hai il viso tutto congelato e a causa della tormenta di neve non riesci a vedere quasi niente. Finché ad un tratto senti che la neve sotto i tuoi piedi è più soffice. Il ghiaccio si scioglie e si trasforma in acqua. Senti un soffio d'aria calda sul viso. Il terreno ora è duro e asciutto. Guardi il cielo, poi il tuo orologio. 5 minuti dopo, il cielo è di nuovo invaso da nuvoloni neri. Prendi una placca metallica dal tuo zaino e la usi per ripararti la testa. Pochi secondi dopo, cade un diluvio di pioggia e grandine. Enormi sfere di ghiaccio colpiscono il tuo scudo, ma non ti impensieriscono, anzi, sorridi persino. Il terreno ora è umido e molle per la grandinata. Quando il diluvio finisce, ti togli tutti i materiali isolanti da sotto i vestiti e li riponi nello zaino. Poi estrai alcuni lunghi pioli metallici. I pioli sono avvolti da del filo di rame. Li colleghi tra di loro e formi così una lunga antenna, che infili bene nel terreno prima di allontanarti. Passata la grandine, ora dal cielo piombano giù fulmini. Ma grazie al parafulmine che hai appena costruito sei al sicuro. Aspetti che la tempesta finisca prima di smontare il parafulmine e rimettere tutto a posto nello zaino. Fa di nuovo molto caldo. La neve in bottiglia si è sciolta e hai da bere a volontà attraverso questo tratto di deserto. La terra trema ancora, il ciclo ricomincia. Terremoti, anidride carbonica, incendi, inondazioni, nevicate, tsunami, fulmini. E così via ancora e ancora. Grazie alla tua bussola, riesci a proseguire il tuo viaggio e arrivi a destinazione dopo pochi mesi. Dal terreno spunta fuori una lunga antenna. Si tratta di un segnale che indica la presenza di una città sotterranea. La città è composta da decine di grossi bunker collegati tra loro da una rete di tunnel. Le mura della città tengono gli abitanti al sicuro dalle radiazioni e dai numerosi terremoti giornalieri. La gente ha imparato ad estrarre energia dal sottosuolo, il nucleo della terra dà calore, con il quale far bollire l'acqua e generare così vapore ed elettricità, grazie ad apposite centrali. Laghi e fiumi sotterranei provvedono al fabbisogno di acqua potabile. Invece del sole, sono installate dovunque delle lampade UV. All'esterno, la terra continua ad essere sconvolta da cataclismi naturali ogni 5 minuti. Mentre là sotto l'umanità si è ritagliata una nuova speranza.